Oggi Stef è in lutto. Poverino, si è sacrificato tantissime ore su vendetta su due ruote per riuscire ad avere finalmente i soldi per il garage. Come va? Io sono Fereniki. E hey, io sono Stef e questo è GTA 5 E siamo tornati nella nostra serie online Finalmente oggi, ripeto, finalmente riusciremo a comprare il garage per vendere i veicoli. Esattamente, appena abbiamo letto oh. che GTA ha messo <ride> i doppi RP e i doppi soldi su un po' di modalità, ci siamo fiondati a farmare i soldi. E siamo arrivati a 1.250.000. Abbiamo controllato i garage, costano 1 e uno e 1, 000. 1. 000. 2. Quindi abbiamo una scelta di tour tra due garage. Sono parecchio indeciso tra quale prendere Ma adesso vediamo un pochettino Te li faccio vedere Esportazione, veicoli Qua ci sono tutti i garage proposti Questo costa un milione e sei Due milioni Un milione e sette Un milione e otto Che poi sono scontati C'è cioè, un sacco eh, di fortuna una dopo l'altra Meno sto male, periodo. meno male Questo da un milione e mezzo a un milione e uno Okay. ok E poi questo Da un milione e sei A un milione e due Aspetta un attimo Metto il tuo monitor Che li voglio vedere okay. bene Perché questa è una decisione Proprio Quello importante Quello che io vorrei capire mm -hmm. Ok È perché una cosa Sono entrambi da 40 veicoli Come puoi vedere sì. Però perché una cosa Che sta più lontana Nella città Quindi più distante E più faticosa Fare le missioni Costa di più Rispetto a uno Che è più vicino Ed è pure più brutto Ed è pure più brutto questo Dall'immaginetta Per lo meno è più brutto Quindi non capisco bene Il senso Allora no, Non è capito non capisco il senso nemmeno io Però io direi che Già che costa meno E dalla foto mi sembra però più carino Prendiamo questo anche perché è più vicino Uh Quindi guarda per, per comodità Per comodità guarda. Oh ma che bello Sì Eh vabbè Ma non questo. lo vorresti troppo urbano Guarda che bello urbano Sì ma cara non ne eh, abbiamo so, soldi però, da buttare, Però lo vorrei. Eh, giusto per dire lo vorrei. Su GTI ci sono tante cose che vorrei. Rintraccia, veicolo. Vai, la nostra prima missione. Ce lo sono sta spiegando l'assistente di sotto, ma noi l'assistente non l'ascoltiamo mai. Ma non l'ascolto mai. Non ci interessa. Io sono nata per fare queste missioni, sono nata prima di te, quindi so già meglio come si fanno. Consegna l'alfa al magazzino veicoli. Vai, siamo prontissimi. Prima missione di esportazione dei veicoli, siamo gasatissimi. Oh, sono super emozionata perché i consolini ce lo ripetono da tantissimo tempo di comprare il garage. Perché dicono proprio che sono le missioni. Più sì. divertenti da fare, anche in due. Quindi, non vedo l'ora. Esattamente. E soprattutto poi, quando ne faremo un numero sufficiente, sbloccheremo l'esportazione dei veicoli. Con i veicoli speciali, e lì sì che si riderà, ragazzi. Lì sì che si riderà. Uh, scusi, scusi, lei, lei ha una macchina per noi? No, dobbiamo fare una cosa molto importante, Sicuro? Dai, dai dobbiamo sicuro? andare a rubare macchine. Una è una roba sicuro? importante. Dai, dai, no. Dacci le chiavi. No. Da, daci le chiavi. Non mi spingere, non provare più a spingermi. Vuoi, vuoi combattere? Sei, sei sicuro? Ok, stai durando Ahia, troppo ma... sta rissa, basta, mi hai dato basta. una gomitata, per dividervi, per dividervi, ma bastava Andiamo? darla solo a lui cara, allora c'è anche un piccolo problema, sì? mi devi invitare nel SEO perché ogni volta te ne dimentichi, ma me l'hai detto troppo tardi, no l'hai già avviata, eh sì, perché io pe non so perché, mi ho pensato Sali che macchina. mi avessi già invitato, son... Eh, vabbè ma anche questo mi vuole rissa, ma dai, ma oggi siete nervosi, eh. vi sto solo rubando la macchina, lasciami in pa... Mamma mia, ma l'hai vista? Ma noi ci prendiamo una cosa in città e ci mandano a 9 km di distanza. Guarda, i 9 km. Sì. Sono ormai un must di questa serie. Perché noi qualsiasi posto compriamo, a prescindere da dove ci troviamo è lontano 9 km. Hashtag 9 km. Sempre, cioè a sto Sempre. Punto. fateci caso a palito minuto. Quindi macchina ne mentre per favore. Ah, sì, lì. E spacchi un finestrino. Eh, vabbè, visto che qua i viaggi sono infiniti, portiamo gli enigmi di Stranded Deep anche su GTA. Pure qua? Sì. Questo Pure è qua bello, mi devi... eh. Che poi ormai anche nelle live ce ne sono sempre No, ormai i consolini li stanno adorando Cioè, eh, infatti è diventata un'altra farne... tradizione del canale Ed è troppo bello Trovatene allora. sempre di nuovi perché a noi piacciono, vai Preparatevi che questo è bello Cosa può passare attraverso un vetro senza romperlo? Questa... Adesso... La luce uh, La luce, il raggio del sole Ha senso, vediamo Ci passa attraverso ma non lo rompe La luce Mam Mamma mia No, in Ma periodo... quando stai su GTA sei più brava. Sì, no, sto dando spettacolo con gli indovinelli. Anche quello della live l'ho indovinato a subito. A furia di farne, Sì, sì sto, stiamo sto riaccendendo capendo. il cervello di Ferenichi. Sì, che un po' si era addormentato. Capito? I po cricetti matta. nella mia testa ormai stanno girando. Sono felicissimi così. Con le zampe che fanno così, capito? Proprio così. Se lo dici tu. Mm -hmm. <ride> ok, vabbè, mi fido. Siamo a un chilometro. Vai, te, te ne faccio un altro okay. perché è scusami. Eh. Subito, esatto, dai. così non c'è gusto. Ehm, ok. Questo, ti giuro, quando è chiuso è un bastone. Quando è aperto è un tetto. Cos'è? Un ombrello! Aspetta? Sì. <ride> oh, vi giuro, non le sapevo prima. <ride> Me ne vado. Me ne vado. I miei Sei indovinelli non sono più efficaci Sai perché questa... ci sono arrivato subito? Uh -huh. Perché praticamente io ho un ombrello di quelli giganti E lui lo usa come bastone da passeggio come un vecchietto E quindi ho pensato quando chiusi un bastone Invece quando lo apri un tetto perché ti ripara dalla pioggia Metti il mio schermo Quindi grazie a te Metti ti... il mio schermo un attimo ti Stai combinando Questa è la mia nuova casa E <ride> <ride> poi resto così, ok? Ti lascio lì, ok? Ti lascio no, in No dai arrivo Voglio le macchine. Siamo a 700 metri, quindi torniamo in modalità ladri. Ok, perché c'è la modalità Indovinelli, la modalità Steffi Ferenichi e poi c'è la modalità ladri. Ladri okay. dei ladri. Oh, ah, ok, non sapevo che entrassimo in varie modalità. Ma certo, certo, sì. certo. Adesso si spiegano tante cose. Quindi, <ride> ladri adesso. Tu. No, okay. ladri dei ladri, importante: eh... un elicottero militare. Boh Qua, guarda. Eh, Devi eh, sparare. No, 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 no scappa! Sparo! Vado in retromarcia mentre spara Io sparo Io sparo Ok eh, morti. Sono morti ce tutti? Uno, uno. Ce n'è no, uno, c'è uno lì dietro che non lo vedo perché è dietro l'elicottero Sto ricaricando È okay, a terra, a terra ucciso, Aspetta ucciso. che mi ci avvicino Ho no, ucciso, andiamo Ok, ok, okay. Guida tu che io non ho i tasti, sì. come ben si sa Quindi Aspetta devi andare Aspetta che prendo un po' di munizioni qua va? Ma che bel elicottero Allora, eh, le vedi le macchine lì sotto? Sì Ecco In qualche modo devo arrivare a agganciarne una eh. È più probabile che affonderemo nell'oceano con il nostro elicottero Sì, è molto elicottero. probabile, molto, Bene. molto <ride> Non so come fare per i Niki Aiutami Non sono un pilota così bravo Qual è poi? È quella rossa? Ma c'è gente che ci vuole sparare? Sono pronta a spararli Hai qualche arma? La solita, la, ca la carabina No, pensavo no. qualche arma dell'elicottero No, 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 no E no. allora arrangiati, cerca di spararli Vedi un pochettino come va Quello devi prendere Boh Scusate No, hai fatto un disastro mm -mm. Non posso sparare da qui mm -mm. Sei morto? <ride> Quasi Mi dà che sono disarmato Dove sei tu? Mi metto col cielo. C'è l'elicottero Non mi vedi? No Dove sei? Aspetta, aspetta, aspetta Mi stanno sparando troppo Fammeli fare Ma sta affondando tutto qui È fallita Dove sei finito? Cioè sei finito qui sotto <ride> Mi lascia da affogare però troppo difficile come prima missione Ma è notato che poi arriva l'acqua qui dentro Io non so perché Oltre ai 9 chilometri In questa serie succede sempre una cosa Che noi falliamo le missioni Sì, vabbè Ma quello non c'era bisogno di sottolinearlo di nuovo eh, Ridirlo Ricordarlo ai sembrava... consolini Siccome magari qualcuno se ne è dimenticato In tutto questo tempo Pensa che siamo bravissimi E tu lo rovini così in questo momento Però sì, c'è il grande ritorno, finalmente ladri dei ladri possiamo ridirlo. Perché sai cosa ci hanno detto? Che dobbiamo seguire una macchina di ladri. Che okay. sta andando verso la macchina che noi dobbiamo rubare: ladri dei ladri di nuovo. Torno Addirittura, per... pedinaggio dei ladri da ladri. Allora, pedinaggio da ladri dei ladri dei ladri. Questi Pre... sono i ladri. Noi dobbiamo andare a cercare l'altra macchina. Ah, ecco. Capito? Io I ladri stanno prendere prendere questa Noi non sappiamo dove è la macchina che dobbiamo rubare. Okay. ok, quindi li seguiamo, li pediniamo esatto. e riusciamo a capire dov'è. Esatto, perfetto, mi piacciono i pedini. Pedinare i ladri dei ladri. Mi, mi piacciono che si... Questi... Smettiamo. Pedinamenti è bello, interessante. Sì? Ti diverte? Sì, eh? sì. Ti diverte? vorrei fare il detective io, quindi queste cose mi piacciono troppo. Guarda, hai visto come sono bravo Rimango sempre dietro un'altra macchina, a Vedi, una certa distanzina. Queste sono tecniche di alto spionaggio eh, Cioè sì, davvero. Eh, ma sì. Manco all'FBI fanno eh, così. Certo. All'FBI usano direttamente i droni, manco te ne accorgi. Esatto. <ride> Pensi che sia una zanzara invece <ride> Noi ti lo sta filmando. Ma non facciamo il vecchio stile, appunto, che ormai c'è tutta questa tecnologia strana. Sì, no? alla vecchia maniera è più eh, bello. Certo, cioè, più mm -hmm. emozionante, sì, più. Coinvolgente, sì, mettila così. Assolutamente normalmente i tour della città si fanno in taxi, noi invece le facciamo pedinando. Eh, se so la fanno sudare. Questo furto d'auto, eh. Ma da quanto stiamo girando intorno? Eh, parecchio, ormai? parecchio, parecchio. parecchio Come minimo, spero che siamo arrivati. Guarda, queste sono delle belle villette. Secondo me la macchina è parcheggiata da queste parti. Infatti, eccola uh, la vedi? Uh, sì, sì, sì. Aspetta, allora, aspetta, sì, che ci sì, sono sì, quelli sì, là. sì quelli là. Li vedi? Sì, andiamo. Metto il fucile da cecchino. Aspetta, pure io Spim. Io non so più quali devo cecchinare. Ok, uno è morto Io nel anche dubbio, un altro esatto. nel dubbio c'è cioè, Ce ne sono, sono tanti, vedo. guarda la minimappa Attenta, ti copro Ok, okay vai Ok, l'ho buttato giù Ce ne sono ancora, ce ne sono ancora, ce ne sono eh, ancora Eh, ma se non vado qua non li vedo Che pam, sembra? Pam. Mi devi coprire, eh ma, ma... No, mi ammazzano, mi ammazzano Scappa Ecco qua, ecco qua. No, ecco sei morta? Qua. Sì Resisti, dovrei che... poter tornare E eh, lo so, ma mi piace andare così Cioè, non ho voglia di I stessa. ladri dei ladri sono potenti, lo sai allora È arrivato anche un consolino a difenderci Vai consolino, ammazza tutti Coprimi, oh, coprimi che, ch che ruba la macchina Rimane uno in vita Togliti consolino, ti prego Se no ti ammazzo Ma che Ti ammazzo altrimenti Ma che bella è sta macchina Ok, io uccido tutti No, devi farmi salire Consolino Accidenti Consolino dai che devo fare la missione Consolino E tu sali sopra Aspetta Aspetta vai. Aspetta 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 Lo sposto vai sali, sali 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 Eh scusa però dobbiamo farla sta missione Scusa Consolino non... Ho proprio la missione di aiutarti a portarlo Quindi la devo fare Io, Allora Quanto è bella? Molto Io me la voglio ottenere Proprio per me Cioè è È bellissima, bellissima Bellissima Ma comunque più danni facciamo Meno valore ha Già adesso abbiamo 1100 di danni Solo per averla sparata eh vabbè, c'è stato qualche inconveniente si è, si è unito anche il consolino che non capiva bene Ha iniziato a sparare a tutti Quindi Fare i ladri dei ladri fin... non è semplice, eh, bisogna dirlo Eh, è tutto di nulla, dai Millecento lavora... vanno bene Fare i ladri dei ladri è proprio un lavoraccio sì, Non lo consigliamo È eh, un lavoro molto faticoso, eh, lavoro molto faticoso, impegnativo Sì, 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 sì. guarda come corro però No, bellissimo Guarda come corro valore, anche rischiando gli incidenti Uh, no, 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 no. 1500. Mille Guarda, siamo arrivati al nostro garage Anche Data. la prima volta che lo vediamo È proprio sì. bello No, è bellino Te l'ho detto che dalla Grandissimo, foto Grandissimo È proprio sì. un'entrata imponente Vediamo un pochettino Allora, la veliera è stata consegnata Al magazzino veicoli Secondo te dobbiamo anche venderla? O basta la consegna? Non, non ho idea di come funzioni Non le ho mai fatte queste cose Quindi non lo so Vediamo, vediamo Vediamo, sì Non so se la poi La assistente ma allora abbiamo una regola assistente Noi non leggiamo quello che ci scrive non non ti Anche se in questo momento una spiegazione sarebbe utile Devo essere sincero Quindi leggerò <ride> No vabbè ragazzi è una figata pazzesca Allora abbiamo un meccanico di fiducia che lavora qui dentro Che sistema le macchine per ripararle dei danni Infatti se vedi la ripara Dopodiché la vernice li cambia le rotte Tutto quello che chiedono i clienti che appunto vogliono comprare la macchina Quindi vanno anche modificate in base, in base alle, alle esigenze dei clienti. Quindi si vanno rivendute questo Esatto sì, Allora qua Ah, eh, ovviamente c'è il solito portatilino da cui controllare tutto Quindi un attimino che mi siedo e vediamo un pochettino quanto vale una singola macchina Perché sono proprio curioso Comunque a quanto pare Possiamo trasportare anche più di una macchina alla volta A livello di vendita E Allora nessuna modifica richiesta 25.000 Modifica standard e documenti richiesti eh, 43.000 Modifiche di lusso richieste 62.000 Ma ci costa 12.000 E ci serve un rivenditore specializzato Allora ehm, Prova a fare quella complicata Vai Sì Dobbiamo, credo, rimuovere il segnalatore. Esatto. Ok, puoi mettere. Che targa vuole, non te lo dice? Cambia la targa, no, devo solo cambiarla. Cambia. Gliela mettiamo nera, bella nera, no? Bella, sì, sì? bella, bella, okay. bella. Ho oh, 5 minuti. Eh, ma che bella che l'hai fatta! arancione non mi piaceva, ma questo colore è stranissimo. È una figata. Cioè, tipo, ti ci puoi specchiare. Capite? Sembra la macchina di Batman. Ma è stranissimo, sta con ci puoi quasi te l'ho detto spesso. E poi guarda il conto corro. Bellissima, bellissima. Allora, bellissima. compenso al momento è 62.500 Allora, penso che non la devi distruggere, quindi fai molta differenza. Valore attenzione. di mercato 700.000 e abbiamo 14 minuti per venderla. Quindi muoviamoci a 3 km da qua. Abbiamo anche il consolino dietro che ci difende nel caso in cui qualche player ci vuole disturbare. Quindi siamo una squadra fantastica, pronta a qualsiasi cosa. Ovviamente, primo episodio, vendita di una sola macchina. Magari la prossima volta cerchiamo di venderne già tre o quattro eh, e di fare esatto, big, big, esatto, big money. Scusi, esatto. dobbiamo andare di fretta qui, per Adesso favore. Adesso stiamo giusto cercando di capire come funziona tutto, dato che non le abbiamo mai fatte queste funzioni. Quindi vediamo un po'. E pochettino. mi sta divertendo troppo. No, è Ma molto comunque... meglio. Avevano ragione i consiglieri, ragazzi. GT è una figata in generale, sì, proprio. Sì. Siamo arrivati. Non okay, ho tamponato neanche una volta. Non è semplice, perfetto, perfetto. Vai, vai. Allora, vai, vai, eh, vai. buongiorno, questa? No? Salve sa, sa, Scusate ah, Eccola, qua. eccoli okay. lì Perfetto okay. Ecco la sua macchina perfetta Ci si può specchiare Finito? Bellissima Finito? Uh, sì, sì, sì Soldi presi Eh, adesso sì che iniziamo a vedere dei soldi Però, eh, finalmente Finalmente 62.000 Grazie Bellissima <ride> Gentilissimi Assistente Fantastico Vendita conclusa Ottimo lavoro Grazie assistente Almeno quando ci fai i complimenti ti leggiamo Il resto del tempo Assolutamente no Quindi abbiamo fatto tutto Ovviamente manca una cosa che questa volta non ci stiamo dimenticando, ovvero fare il tatuaggio. Dobbiamo anche fare quello dello scorso episodio, vediamo se c'è qualcosa che ha a che fare con un motoscafo. E noi mentre saliamo nella limousine del consolino, vieni, vieni, vieni. vieni, oh, vieni vado, 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 vado. Al mio sportello, ok? Vai in prima persona. Oh mio dio, aspetta. <ride> eh vabbè. Sembra una discoteca qui. Eh vabbè. Un po' di musica. <ride> Dove signori ci scrive? <ride> Allora ehm... Al negozio di tatuaggi ah, Per lo scorso episodio Ho detto che Il motoscafo Che ci ha fatto provare I consolini Era troppo bello Questo timone È perfetto È la cosa me. più tamarra Che abbiamo mai visto Ma proprio lo dico. Ma proprio Senza precedenti Che gli altri tatuaggi In confronto Sono una cosa Che ci farebbero tutti cioè, guarda. Guardate già Come sono ridotto Inizio a essere fiero Del mio personaggio Mano eh, avambraccio Costola Pancia Petto Collo Altro braccio E altra mano E poi pure Nella schiena due Cioè Bellissimo. L'unico che era degno di nota stava nella schiena e dovremmo togliere Brothers for Life e non è possibile. Quindi maniaco della velocità, dai, qua nella gamba che non ne abbiamo, può andare bene. Vi faccio vedere al volo quanto sarebbe stato meraviglioso questo. Eh, peccato. Era sì, perfetto, sì. davvero, davvero perfetto. Però va bene così. Aspetta che mi metto in posizione. Consolino, si vede la mia faccia? Credo di sì. Vado bene. Bene che se riesci così ci lasciate un like. E se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao e alla prossima! Ciao! ciao.